Mi è venuta una profumatissima idea di Natale con Saltig. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, pronti per partire con un nuovo video creativo di un Mi è venuta un Ikea. Oggi useremo i bastoncini profumati Saltig, 1,70€ in tutte le Ikea, in tre colorazioni mi pare. Quelli che ho scelto io sono quelli verdi e quelli rossi e ora poi vedrete il perché. Faremo insieme una versione veramente low cost e naturale degli Arbor Magique, quindi faremo dei profumatori per automobile e per ambiente a forma di alberello di Natale, dei profumatori per stanza a forma di alberello di Natale e dei profumatori pendenti per metterli dove vi pare, sempre a forma di alberello di Natale. Quindi tre varianti di alberello di Natale profumatissimi per rendere veramente aromatico il vostro Natale e renderlo anche di atmosfera. Questo video però è un video molto speciale perché è in collaborazione con un altro bel canale di YouTube. Il canale di cui vi parlo è Casa Superstar. Lo conoscete? È il canale di Annalisa, Annalisa Superstar appunto, che si occupa invece di quello che è l'andamento della casa. È un canale veramente molto casalingo perché parla di cucina, di andamento della casa e anche qualche DIY per le persone che vogliono abbellire appunto il proprio ambiente domestico e adornare con un po' di creatività la loro casa. Annalisa è una ragazza che ho conosciuto nell'ultimo anno, è molto simpatica, molto arguta e intelligente, ha dei bei contenuti da proporre e se vi va, dopo aver visto questo video fino all'ultimo minuto, passate anche da casa sua, da Casa Superstar. Io intanto le mando un grande bacio, ciao Lisa, e spero che questa collaborazione sia una bella cosa anche per te come lo è per me. Bene, detto ciò, basta cianciare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a lavorare. Ciao a tutti ed eccoci pronti per il nostro Mi è venuto un Ikea con Saltig. Eccoli qua i Saltig, i bastoncini profumati venduti all'Ikea 1,70€ a confezione. Ne esistono in vari colori, quindi io ho preso una confezione verde, ne ho prese due del vero e una confezione con i toni del rosso arancio fucsia. E allora ci occorreranno dei Saltig già selezionati delle misure che mi occorrono, poi un righello, del fil di ferro, io in questo caso ho questo da giardinaggio verde, poi un tagliabalza, una matita, ma se non è con la vostra iniziale il progetto non vi viene bene, mi raccomando, e poi naturalmente un paio di forbici. Bene, e da ultimo, ma non per importanza, una pinza, questa qui con le per arrotolare il fil di ferro, questa con appunto le pinze a cono, ecco qua. Occorrerà anche la pistola per colla a caldo e un tappetino proteggi piano da lavoro. Io uso questo che è appunto quello su cui si taglia perché dovremo tagliare. Ok, prendiamo i nostri bastoncini e disponiamoli ben bene uno accanto all'altro. Quindi cerchiamo di selezionare tutti i bastoncini che abbiano più o meno la stessa misura. Decidiamo quale deve essere la larghezza del nostro alberello, quindi la sua larghezza massima. Il primo taglio lo segnerò a 7,5 cm. Ok, dopodiché farò bastoncini via via più corti di 0,5 cm, quindi da 7,5 cm farò un altro segno a 7 cm. Quindi per un alberello tipo Arbor Magique occorrono solo due stecche. Cominciamo a tagliare tutte le stecche che abbiamo segnato. Tagliamole molto bene, con molta precisione, con il nostro tagliabalza, facendo roteare il tagliabalza attorno al nostro bastoncino. Adesso dobbiamo fare in modo che questo carinissimo alberello diventi realmente un alberello. Se vogliamo possiamo fare anche il tronco, quindi la parte finale così. Adesso c'è una parte molto molto importante. Dobbiamo prepararci all'assemblaggio e dobbiamo forare tutti i nostri pezzettini per fare passare all'interno un fil di ferro che
ci assicuri che il nostro alberello non si staccherà mai dall'alloggiamento che gli abbiamo dato. E allora, cosa facciamo? Prendiamo il nostro alberello, misuriamo la sua larghezza, 7,5 cm, quindi 3,5 io segno la metà di questo bastoncino. Poi avrò il bastoncino da 7 cm e allora segno esattamente la metà a 3,5. Poi prendo un pezzettino di fil di ferro che sia lungo 10 cm in più del mio alberello. A uno prendo tutti i punti in cui ho segnato il centro e foro con il fil di ferro o con un ago se vi viene più comodo il bastoncino. Mano a mano io foro tutti i miei centri. Voilà, vedete, è molto semplice, però prima che i due combacino per sempre e si bacino per sempre, metto un puntino di colla a caldo sulle due estremità superiori dell'alberello su cui sto facendo adagiare il pezzo successivo, del rametto su cui sto facendo adagiare il pezzo successivo. E voilà. Così. E levo i filamenti. I simpatici filamenti della colla a caldo, ok? E continuo, prendo il terzo pezzo. E voilà! Arrivati a questo punto, facciamo scorrere un po' il nostro alberello, sporchiamo di colla anche l'anima del fil di ferro, in modo che facendolo riscorrere verso il basso si incolli anche attraverso appunto la sua animuccia all'interno del fil di ferro. Così, perfetto, tac tac. Abbiamo detto che vogliamo dargli un piedistallo, che vogliamo dargli un tronco, quindi così, che ne pensate? Carino, vero? E allora anche qui mettiamo un pochino di colla all'interno, ma poca, non tantissima, e infilziamo e facciamo scorrere. Adesso dobbiamo decorarlo. Per decorarlo prenderemo degli altri Saltig. Benissimo, quindi a questo punto prendo i Saltig colorati, prenderò solamente le punte. Vengo e mi spiego. Voilà, solamente questa parte, così, che è già colorata, è pronta per essere utilizzata. Allora, prima però di attaccare le decorazioni, voglio definire la questione aggancio e fine dell'alberello. Quindi riprendo la pinza, tolgo l'eccesso eccessivo di fil di ferro, segno la fine, fuoriesco un attimo il gambo, lo piego all'indentro, così, lo schiaccio ben bene con un po' di colla, reinserisco il tutto, voilà, e il gambo, la parte finale è scomparsa ed è rimasta incastrata all'interno del legnetto. Questa parte qui invece ci servirà per attaccare il nostro alberello alla macchina. Benissimo, quindi non farò altro che chiudere in avanti su se stesso il gancio con la pinza, ok, creando questo occhiellino proprio all'inizio, così, pulito pulito. Adesso la parte che preferisco, attacchiamo le decorazioni. In primis io metto il puntale. Ah, benissimo, un punto di colla in un cerchietto più piccolo col giallo e un punto di colla in un cerchietto più grande. Così, una sorta di otto con la parte superiore più
piccola, quindi un puntazzo di colla qui e tac, proprio al centro, a nascondere il gancetto, metto la mia prima decorazione e poi con un punto di colla a caldo comincio ad ornare tutto il mio alberello. Benissimo, e questo è il mio super alberello simile all'Arbre Magique, ma per la macchina. Non è carinissimo? Che ne dite? Lo facciamo un altro alberello? E allora ritagliamo di nuovo tutti i pezzetti come abbiamo fatto prima, magari con un alberello di un altro colore, quindi 8, 7, 7 e mezzo, 6, 5, 4, bla bla bla, come abbiamo fatto prima. Ok, una volta ritagliati tutti i bastoncini, cominciamo ad assemblare il nuovo alberello. Per questo progettino ci occorreranno i bastoncini tagliati come prima e dei glitterazzi comprati dai cinesi al modico prezzo di 80 centesimi, mi pare proprio di sì. Cominciamo a praticare i fori di mezzo in ogni legnetto. Qui occorre da subito fare il pippiolino finale, quindi facciamo un girello. Adesso, mano a mano, inseriamo i bastoncini dal più lungo al meno lungo. Quindi, tocca cominciare subito. Cosa facciamo? Distanziamo un pochino quelli che mano a mano andremo a fare aderire e qui possiamo lavorare sia con la colla che con la pistola a caldo. Io preferisco lavorare con la pistola a caldo, vi faccio vedere anche il perché. Perché prendo sia il perno che il legnetto e subito do l'inclinazione che voglio al mio bastoncino. Quindi punto di colla proprio qui dove c'è il legnetto e scendo l'altro bastoncino e lo faccio poggiare così. Punto di colla, e voilà, quello che ne viene fuori è un alberello a torchon, così. Che in video non mi pare essere bellissimo, ma dal vivo fa la sua figurella, eccolo qua. Sì, in video viene un po' schiacciato l'andamento, eccolo, vedete? E adesso prendiamo una striscia di brillantini e su ogni estremità ne attacchiamo uno. Se vogliamo possiamo aiutarci con un punto di colla a far stare in loco i nostri brillantini, quindi metto la colla su quattro estremità così che io nel frattempo la faccio tirare e poi a uno posiziono i brillantini. Adesso appiccichiamo uno strassetto su ogni centrale di bastoncino, quindi al centro di ogni bastoncino uno strassettino così. Ed ecco qua il secondo alberello pendente, spargi e senza. Ora non guardate che c'è tutta la colla calda appiccicata, devo passare il tempo a staccare tutti i filamenti, ma del resto se risparmi tempo prima lo perdi dopo a sistemare, però preferisco perderlo dopo il video, poi farvi le foto più perfette che non durante il video, così vado di corsa. Anche questa una variante molto carina e molto natalizia. Io non so se si vede quanto sbrilluccica, dal vivo sbrilluccica veramente veramente tanto ed è molto molto carina. Questa non rende in video perché si perde la tridimensionalità che invece dal vivo è la sua caratteristica migliore. Bene, vi ipnotizzo. Bene, prima che vi ipnotizziate passiamo al modello numero 3. Allora, il numero 3 è quello da tavolo, vi ho detto, quello d'ambiente, quindi lo voglio fare in maniera tale che stia appoggiato per terra. E allora, come sempre, prendiamo il nostro righello, sempre più insaccherato di colla, e
decidiamo l'ampiezza del nostro alberello, che nel mio caso sarà 11 cm. Quindi prenderò per due volte la misura di 11 cm. Anche qui sarà necessario rifilare bene i margini. Voilà. E dopo aver fatto due bacchette della stessa lunghezza, bisogna tagliarne una a metà. Quindi a 5,5 e 5,5. A questo punto dobbiamo semplicemente attaccare le due barrette a croce qui sul nostro alberello. Ora possiamo fare due cose: o una cosa semplice è le attacchiamo direttamente con la colla a caldo o con l'attaccatutto, o una cosa più complessa. Avanti, vediamo se mi conoscete. Cosa faremo? La cosa semplice o la cosa complessa? Bravi, la cosa complessa, perché tanto la cosa semplice la sanno fare tutti, giusto? Noi facciamo la cosa più complessa, perché così l'alberello durerà un po' di più. E allora tagliamo un fil di ferro che sia poco meno di 11 cm. Infilziamo nel centro. Ora dovete stare molto attenti ed essere molto bravi. Con la colla a caldo o con l'adesivo che avete scelto di usare, sporcate il braccio in fil di ferro e infilzate il bastoncino. Tac. Da una parte e dall'altra, senza ustionarvi. E voilà. Che ci vuole? Non ridete, non è ancora finita. Sempre qui al centro dobbiamo forare anche in altezza. E voilà. Purtroppo ci tocca, ragazzi. Perfetto. Adesso lo sapete cosa facciamo? Altre due stacchette da 11 cm, uguali a queste. E le ricomponiamo nello stesso medesimo modo di queste. Adesso prendiamo un fil di ferro abbastanza lungo, piego a uncino il mio fil di ferro e lo infilzo, voilà, facendo in modo che rimanga poi incastrato. Nel frattempo prendo l'altra delle croci che avevo fatto, la infilzo e la faccio scendere fino alla base. Punto di colla al centro e la faccio scivolare, intersecandola però così con il resto. Adesso facciamo dei rametti da 10 cm, due croci proprio come abbiamo fatto per questo, intersecate e via discorrendo, ma un centimetro più corte. Di tutto il nostro assemblare crocette a due, quello che avremo sarà un bellissimo alberello, ma bellissimo davvero, ragazzi. È un alberello da poter poggiare. Questo ho deciso di farlo un po' per variare, un po' perché mi ero annoiata di fare sempre strassetti, con questi bottoncini che ho comprato dai cinesi, ma che sono sicura tutti voi avrete nei vostri cestini da lavoro. Bottoncini variopinti, questi hanno l'adesivo dietro, ma a me l'adesivo non servirà, perché cosa faccio? Prendo un pezzettino di fil di ferro, lo taglio a circa 3 cm di altezza, così, voilà, quindi lo piego a metà, a mo' di forcina, e vado ad infilzare all'interno dei buchini queste forcine
come fosse la cucitura. Voilà, faccio entrare bene, quindi un po' sparse in giro le forcine vado ad infilarle così ad incastro all'interno del mio alberello. Piegherò a 4 cm circa il mio fil di ferro all'apice del mio alberello. Voilà, quindi lo piegherò a sua volta a metà, schiacciando a metà ombretta, a metà, e schiaccerò ben bene per chiudere. Con un po' di colla a caldo che io ho staccato perché è arrivato Enzo, o con un po' di collante normale che in questo caso userò, infilzerò il puntale del mio albero così e aspetterò che asciughi per poi metterlo bene in asse, perché tanto l'alberello è tutto pieghevole avendo l'anima in fil di ferro in ogni sua parte. Ecco, arrivati a questo punto mi fermo, comincio a ricolorare tutti le parti esterne dei miei legnetti. E questo è quanto, un'idea semplice semplice per divertirvi in famiglia in questi pomeriggi di preparazione al Natale e creare qualcosa per le persone a cui volete bene. Perché per dimostrare l'affetto non importa spendere tanto, ma importa spendere del tempo. E quindi buona preparazione al Natale e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Sono veramente facili da fare, veramente economicissimi, perché con due confezioni di Saltig ne fate una trentina, se non ho potuto misurare, ma suppongo una trentina di alberelli. È un metodo alternativo per creare dei regalini utili homemade. Io spero che questa idea vi sia piaciuta e spero ancora di più che vi stia piacendo il modo con cui ho deciso di affrontare il Natale quest'anno. Credo vi siate accorti che sto dando una larga importanza alle idee low cost. Lo faccio apposta, lo faccio per farvi vedere che per vivere un Natale prezioso, per vivere un Natale bello, un Natale guarnito, ornato, decorato, non importa spendere tanti soldi, importa solamente avere l'animo predisposto, spendere un po' di tempo e utilizzare la nostra creatività e materiali di facile consumo e di facile reperibilità. Vi ringrazio ancora di più se vorrete regalarmi un pollice in su per questo video e se lo vorrete condividere sulle vostre pagine Facebook. Grazie, 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 mi aiutate tantissimo così. Adesso vi consiglio di andare a vedere il video di Annalisa, trovate il link qua sotto nel box informazioni e vedrete che non vi deluderà. A me non rimane che salutare Annalisa, ora vengo a casa Superstar per vedere cosa hai combinato, ti mando un grande bacio e grazie della collaborazione, ma il bacio più grande, Annalisa mi capirà e mi perdonerà, va sempre a voi, perché è grazie a voi che io sono qui a cianciare e a diffondere i miei contenuti che spero vi piacciono. Grazie ragazzi, vi voglio bene, che sia una preparazione al Natale ricca di sentimento e di riscoperta dei propri valori e dei valori familiari. Vi voglio un grande bene, passate dei bei pomeriggi insieme alla vostra famiglia, ai vostri cari, alle persone che amate, a creare il vostro Natale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, vi voglio bene, ciao, alla prossima!